Ciao ragazzi, io sono Falcone e oggi sono qua con un nuovo Scopriamo per scoprire insieme a voi Echo. E voi direte, che cos'è Echo? Echo è un gioco peculiare a dir poco, un mix fra stealth, fantascienza, azione e diciamo che questo menu introduttivo lascia presagire un'esperienza particolarmente coinvolgente e di grande atmosfera perché è un occhio, ma se io faccio così si va alle opzioni e se io faccio così si va all'inizio in pratica i menu vengono richiamati dal movimento dello stick analogico sinistro. Io sto giocando su PC, ma con un pad, per cui cominciamo! Cominciamo, sono curiosissimo e vediamo com'è. All our songs were about it. A magical place of life without end. A palace of untold wonders. But only for the worthy. So our lives were desperately dedicated to qualify. Pinpoint perspective on the great reward. Only I never wanted to go. Those words alone could mean death. So when I ran, I knew it meant never stopping to catch my breath. If I wanted to live. And so it was. Yet here I am. The place I spent my whole life escaping. È abbastanza criptico per adesso, eh? A dir poco. I feel like shit. Poi vi Of racconto, course eh. you do. Your wound has healed. The pain is from the stasis and will pass within a week. The nausea will linger, probably intensify when you start to realize that more than 100 years have passed. Everything you knew is gone. This is not another one of your running away from home excursions. Your grandfather won't send someone to pick you up this time. That's all gone now. So you decided not to like me. But you've had a century to plan what to say, and that's it? How about you screwed up the best deal we ever had, or you come waltzing in here giving orders, or even Foster died because of you, you stupid bitch. I don't like me much either. But I can fix this. La storia è bella I intricata, can bring him back. Spiegarla sarà un dramma. I don't know how you hope to achieve that, little miss, but I suggest you start your efforts by laying back down. Loss of motor skills is common even for experienced long haulers, which I suspect you are not. Allora, stop un attimo così vi racconto. Allora, essenzialmente la situazione è questa. Allora, lei ci troviamo in un futuro non meglio precisato. La protagonista era chiamata a compiere un determinato atto che a quanto pare si è rifiutata di compiere. Tutto questo si è tradotto in una serie di eventi poco fortunati, visto che lei si odia e a quanto pare presuppone che sia odiata anche da questa voce che la accompagna, che penso sia un computer. Fatto sta che qualcuno è morto per colpa sua, è successo qualcosa di brutto a quanto pare per colpa sua e lei è stata messa in criosonno per oltre 100 anni. Si è risvegliata adesso con evidenti problemi motori, non si sa bene cosa accadrà, ma le gira la testa, ecco, per adesso potremmo dire così. I suppose you had a long time to mull things over. Nothing I can say will change your mind. Certo, pensare che è un indie fa impressione perché è curatissimo. Che per essere una canzone nuova da 100 anni è messa abbastanza bene. Però noto una ferita, o meglio, le tracce di quella che un tempo deve essere stata una ferita. Poi per un discorso di narrazione e di spiegazioni ogni tanto appunto metterò in pausa e vi racconterò un po' i dialoghi. Fatto sta che adesso. Beh, correre non posso correre, ormai è abbastanza palese come cosa, ma. So where is he? He? Oh, you mean the cube. Yes, I had a very good look at that while you were asleep. I think you're in for a disappointment.
Nothing suggests any sentience. No interface to access the thing, nor any reason to do so. There's nothing in there. It's just a pretty cube. If we knew how to operate it, we wouldn't have had to come here. This is how I see it. You don't answer to my orders, and yet you took us this far, so clearly, I'm not the only one hoping that I can achieve something. I can work with that. Not hope. Respect. For Foster. God knows why, but he wanted me here. The stupid lighter proves it. I suspect staying wasn't even an option, considering how you stumbled on board covered in blood, demanding departure a week ahead of schedule. Yeah. Respect, then. Allora, abbiamo qualche nuovo dettaglio, nel senso che lei è arrivata sanguinante e morente alla navicella, suppongo sia una navicella quella a cui ci troviamo, chiedendo aiuto e di essere messa in criosonno, a quanto sospetto, una settimana prima rispetto ai programmi originali, perché per come non lo sappiamo. Parlano però di un misterioso cubo, un cubo che lei sospetta possa essere senziente, ma che alla luce di analisi eseguite da questa voce non lo sarebbe. Io credo che a questo punto lo sarà, perché se ne parlano vuol dire che qualcosa di losco c'è riguardante questo cubo, ma adesso ancora non lo sappiamo, per cui procediamo. That'll work too. Io non sto capendo una mazza, comunque, al di là di quello che vi sto raccontando, che mi sa molto di criptico, non riesco a capire un dettaglio su quella che è la trama in sé per sé. Credo sarà un gioco che capiremo semplicemente andando avanti. Molti dialoghi e un ottimo doppiaggio, cioè devono averci un direttore del doppiaggio a questo gioco che... Chapeau, come si suol dire. C'ha un che di Alien, un che di Avatar per certi versi, ci vedo un sacco di riferimenti e di fonti di ispirazione differenti, anche un po' di Moon, non so se l'avete visto quel film, io ovviamente mi lascio sempre andare ai miei mille riferimenti cinematografici, ormai ne siete drammaticamente abituati. C'è anche un po' di Mass Effect, se vogliamo, del 2, mi verrebbe da dire. Questa scena me lo ricorda tanto. Mamma mia. Grandissima atmosfera. Il famoso cubo è lui. I need a suit. Mi serve un equipaggiamento, cioè nel senso un suit in questo caso è tipo una tuta, ecco. No, non penso alludesse solo a quello. It's not ice. I don't know that we can even trust what we see. This whole planet eluded detection until about a week ago. No visual cues, no gravitational pull, nothing. Even with the exact coordinates, I nearly missed it. We're looking for a palace. Why am I not surprised? Give it a rest, will you? Can you see any structures on the planet? You're looking at it. It's all one big structure. Planet-wide. No palace, though. I'm guessing it's some corporate state's illegitimate mining project from the pre-requisition rush. That would explain the heavy clouding measures. The planet is most likely depleted of all resources. An empty shell. Hope the old man didn't pay too much for the coordinates. You have no idea. Just get me down there. I'll go see for myself. Siamo su un pianeta per ragioni che non conosco e che non ho ben chiare, in cerca di un misterioso palazzo. La cosa particolare è che il pianeta è tutta un'enorme struttura.
non c'è niente di biologico a quanto sembra, ed è tutto ricoperto di ghiaccio. Che ansia! È veramente una cosa allucinante, mi verrebbe da dire. Allora, what a strange place. It's impressive, really. Io più che strano posto avevo detto che strano gioco, perché enabling the suit's assist mode to compensate for your inexperience. Allora, sto cercando di prendere un po' di dimestichezza con i comandi, ragazzi, eh. There's something here. It must be some sort of release mechanism. Did you hear that? It's definitely doing something. Ma che diavolo? Non... Ah, qua ce n'è un altro. Qua ce n'è un altro. Ha la stessa angosciante atmosfera che si respira in Evangelion. Non so se anche a voi ha dato la stessa sensazione, ma... ma se io volessi scendere... The suit will soften your landing if charged sufficiently. And if not? It will stop you from leaping. Allora, devo... Ok. The suit reads your intentions from your synaptic activity and receives commands from your voice or eye movements. A bit archaic, but Foster trusted that suit with his life. Cutting edge doesn't go well with space travel. The journey here alone made the suit an antique. It's not the suit's performance that worries me. Allora, energia della tuta. L'indicatore di celle. Allora, questa tuta raccoglie energia in celle. L'indicatore visualizza la capacità massima e la carica attuale. I triangoli sono carichi, quelli pieni, quelli vuoti, chiaramente. Indicano insomma, un esaurimento di energia. Costo delle celle. Ogni azione ha un costo in celle. E se non è possibile eseguire una determinata azione per l'energia in proprio possesso, le celle mancanti brilleranno di giallo. Il caricamento automatico delle celle. Dunque, la tuta si ricarica automaticamente sfruttando l'energia circostante. Questo vuol dire che attendendo si avrà sempre almeno una cella a disposizione. Vabbè. Grosso modo mi sembra chiaro. Detto questo, possiamo scendere da qua? Sì. Non lo posso fare, ok. Non è molto chiaro dove si voglia andare a parare, sinceramente. It's falling apart. It all looks strangely warped. I wonder how long it's been here. A composite like that should last forever, but it all looks ready to crumble. It must be ancient. Vabbè, hanno constatato che la struttura è prossima al tracollo, praticamente. Allora, scendo? No, non posso. Qua? Sì. This place was made for humans. It's not just a machine mine. Most digs have a basic infrastructure if human presence should be needed. Probably also rudimentary living quarters. Doesn't mean anyone was ever here, though. Gramps believed the place to be untouched by humans. A palace built by long-lost technology, patiently awaiting its first human inhabitants. And you figure this is no more than a bootleg mining operation.
Don't you appreciate the contrast? I generally lean towards plausible explanations. Your grandfather, well, everything he believed in, he made up himself. I don't know about that. He had the coordinates right. Look around you. This obviously isn't a palace. Your man might have gotten some aesthetic details wrong, but he wasn't the kind of person who'd risk everything without some kind of proof. I really wouldn't get my hopes up. How do I turn down the volume on the commentary track? You are overconfident. Immature people often are. You should be taking notes every time I open my mouth. In pratica parlano del fatto che questa struttura, questo pianeta, è stato costruito con scopi minerari, predisposto affinché l'uomo fosse in grado di abitarlo, ma non che fosse preparato affinché fosse abitato. Cioè, nel senso, se serve, l'uomo può girare, ma in realtà non è che ci siano strutture adeguate al sostentamento. Questa è un po' la sensazione che si ha. E poi parlano del nonno di lei, che a quanto pare ha un ruolo tutt'altro che marginale nell'economia dell'esperienza. Però non si capisce bene che ruolo abbia. Io non so che cosa devo fare, perché noi veniamo da lì. Ah, giustamente, ecco, io ho scambiato la parte dove stavamo per l'inizio. Ma c'è una corsa? No, non si può correre in questo gioco. Va bene, cammineremo. Io spero che si decolli un po' in termini di azione, perché per adesso, per carità, grande atmosfera, ma al di là di grandi chiacchierate non sta succedendo una mazza. Piacerebbe capire un po' qualcosa in più sul gioco, nel senso, l'intro mi è un po' lenta. E considerando che non c'è l'italiano, immagino che per alcuni di voi sarà anche un po' pesantina, perché tutti questi dialoghi, per quanto io possa tradurli e tradurne il senso, spiegarne il significato, ma è un'altra cosa sentirli direttamente. Ok. What exactly are these structures then? Have you seen others like them since you're such an expert? I've had my fair share of hauls based on wild speculation. It doesn't matter if it comes from desperate need or delusions of grandeur. There's never anything there but bitter disappointment. Was this with Foster? Before Foster. I got the feeling you two have been together for ages. I've been crisscrossing the spur for 1,000 years. Foster was with me for a century and a half. Parlano anche di questo Foster, che doveva essere un amico di questa voce, di questo computer, che è stato con lui per un secolo e mezzo. Ma non è ben chiaro, o quantomeno non ho ancora ben capito, che ruolo avesse questo Foster nell'avventura. Lo capiremo, spero. Che cos'è? Cosa ha sbrilluccicato? Vabbè. Ci fate interagire con un essere vivente, per cortesia? Aia. O qualcosa di anche solo vagamente senziente? Che non sia una scala o... I mean, we've been traveling together for a century, and we only just met. 100-year haul is quite the extreme. Foster's longest was 16. I knew him plenty. He trusted you, and said that I could too, that you would help me. Foster didn't leave me much choice. You don't mess up a job for your grandfather, and then team up with the person you were sent out to get in the first place. You could have just handed me back. You really are naive. I think you're doing this because you believe there's a chance to get your friend back. You're so caught up in your homemade religion that you're oblivious to common sense. I warned Foster about you resourcefuls. Best not to deal with your kind. Why did you then? Get involved, I mean. Foster disagreed. And gold makes for a powerful argument.
Allora, in pratica bisogna ringraziare Foster se questo computer, se questa IA ci sta sostenendo perché è su sua richiesta, anche se l'IA non era d'accordo. Lui ha parlato di lei come un appartenente alla razza dei resourceful, cioè dei ricchi di risorse, dicendo che aveva avvertito Foster che non valeva la pena, che non era il caso di avere a che fare con quelli di questa razza. Però lui non si è fidato e adesso l'IA è, tra parentesi, costretta, tra virgolette, insomma, costretta a sostenerci e ad accompagnarci. Per quale motivo non si sa, ma si parla di accordi monetari, si parla del nonno che aveva questo ruolo all'interno di questa missione, ma non è ancora ben chiaro. Speriamo di capirlo entro breve, anche perché mi sarei un po' stancato di camminare. There must be a way inside down there. That looks like some kind of landing bay. It looks like nothing of the sort. You know, you're nothing like I expected from a friend of Foster's. Such an odd team. An old rescue vessel from the Requisition and a man without a past. None of our marks knew what hit them. And then we were gone. The stuff we pulled off. You wouldn't believe it. I believe it. I was one of your jobs. A thieving rich kid with a gambling problem hardly qualifies. I got the brief. Not much of an extraction, really. No one giving a shit about you where you dug down. Only challenge Foster could see was that your grandfather wanted you to willingly hand back whatever it was you stole from him. You're wrong about everything. Even Foster. I seriously doubt that I am. He was good, Foster. Always had his eye on the ball. You may think you knew him, that he felt sorry for you, but he would never let that happen. I don't know what went wrong that night, why Foster died, but I'm sure you don't understand much of it either. Sorry, I didn't mean to threaten your romance. Cute. Allora, in pratica è venuto fuori che lei ha rubato qualcosa a suo nonno e che Foster era colui incaricato a recuperare sia lei che l'oggetto. Quale fosse l'oggetto non si sa, ma immagino sia questo cubo e Foster è morto in una notte particolare ed è chiaro che l'IA la ritiene Finalmente. responsabile. It's stuck. I need some force. Does the gun pack any punch? Oh, una cella. Wow. I like it. I'm taking the gun offline to preserve energy. Tra l'altro abbiamo solamente una singola cella al momento. Poco claustrofobico sto gioco. I'll be damned. Are you getting all this? I'm with you. Perché adesso è diventato una sorta di Dark Soul all'improvviso, a livello di artistico? He was right. It all looks completely untouched. Certo che a livello artistico e stilistico è veramente pazzesco sto gioco. La cura per i dettagli è incredibile. Non so You neanche were dove right about the sia. palace. What's the plan now? We get Foster back, and then we leave. I was hoping for something more specific. I suppose we're looking for some sort of apparatus like the one Gramps had. Would that be the soul sucker? I'll know it when I see it. Even if you did find the thing, this place is dead. What mythic technology might be here is now useless. We just need to power her up. Tell her that we're here. I can feel this is going to work out just fine. Dunque, a quanto pare Foster è qui. Hello? Anyone home? I'm moving down. There must be some sort of power below the halls. L'IA parlava di una tecnologia dormiente, inattiva, che però la nostra protagonista sostiene di poter far funzionare. Io non ho la più pallida idea di dove devo andare.
Ma neanche lontanamente proprio. Non è affatto chiaro. Forse ci siamo. Forse ci siamo. Hello? Io chiamo, ma is that your plan? Non mi risponde nessuno. Ma che colpo sto specchio! Un'ansia terribile. Mamma mia. Parte che tutto mi sembra tranne che abitato. They look like the stone faces at the gates between the garden terraces. Maybe it's a door of some sort. We called them gatekeepers. They were supposed to make us ponder if we were worthy to pass. You're not getting through without power, and this place is dead. Ah, sono dei guardiani delle porte che devono constatare se uno sia meritevole o no di attraversare, ma non funzionano perché appunto manca l'energia. Riusciamo a dare energia alla zona? Lo scopriamo più criptico degli ultimi 2 anni, immagino. C'è nessuno. Queste lunghe camminate. Sa bene dove e perché. Oh, posso scendere, dai. Anyone home? Look at that. It's a voice. It looks like a tuning fork. Yes, obviously. The resourcefuls call them voices. Strike them and let the true tone interfere to find clarity and enlightenment. Ah, of course. Questo si chiama il diapason, se non sbaglio. What does that mean? The suit detects a pattern to the sound and the decryption is kicking in. Vabbè. Sono abbastanza perplesso. Queste enormi sale vuote. Nessun indicatore a suggerirci dove andare. Desolazione. Profonda desolazione. C'è qualcosa che mi intriga a continuare, che mi spinge a continuare, ma non lo capisco per ora. I bet that's an activation mechanism for the door. Allora, un meccanismo di apertura per la porta, ma come lo attiviamo? Camminando un altro quarto d'ora verso qualcosa? This is meaningless. Foster is dead. Some things just cannot be undone. Think about it. If you could capture the souls of the dead in a cube and then bring the person back to life, surely it would be a huge industry. It's not like that. I know for a fact that he's in there. I have wondered how you came to believe that, but I doubt that I'll agree with your reasoning. Your resourcefuls are too far removed from reality to make sense. You've seen nothing but the bought and paid for fairy tale designed by your grandfather. Well, the reality of my fairy tale upbringing was that it was all about this place. No, even before that, my genes. Gram spent centuries creating his resourcefuls, carefully picking potential from the gene pool. We were created to come here, and this feels very real to me. Ah, stop, perché ci sono dettagli importanti. Allora, il nonno era impegnato nella creazione di una sorta di razza perfetta attraverso un'attenta manipolazione genetica. E lei è uno di quelli che appunto sono frutto di questo, di questa serie di esperimenti. In più, i cubi sarebbero usati per racchiudere e imprigionare le anime dei vivi affinché possano essere trasferite in corpi vivi.
Quindi ecco perché insistono sul fatto che Foster possa tornare in vita pur essendo morto, perché evidentemente l'anima di Foster lei sostiene sia racchiusa all'interno di questo cubo, per cui forse riusciremo a riportarla in vita, forse no, vediamo. Più complicata la storia comunque. C'è qualcosa di veramente mistico in tutto ciò. Che sicuramente non capiremo, ma sarà interessante provarci. Now, these I know. We had rings exactly like them in the gardens. The suit detects a small gravity charge inside the scepter. Perhaps it can power the big door. The pedestal looks like the activation mechanism. Allora, qui forse possiamo mettere finalmente quest'asta e attivare tutto? Vediamo. Now, Po' di fortuna. Niente. let's see. Nothing. What a shock. Looks like you might be joining Foster after all, just not the way you imagined. I don't get it. What Gramps did to hundreds of resourcefuls for this? I saw it the day I came to you. The subject lies down on a marble surface with a strange silver pattern. And the silver unfolds, pierces the skin, and slithers inside. In about half an hour, it consumes everything. And all that remains is an empty slab of marble and a newly formed cube. No. You called it the translation. The flesh and the soul shall enter the palace through separate doors. Oh, we said it a thousand times, never realizing. I didn't catch Foster's soul in a magical cube. He was dying, and I translated him. You killed him. The fact that your grandfather did unspeakable things doesn't prove he was right. That Foster can come back, that's insane. It was the only chance we had, and believe me, I'm good at chances. I gamble for a living, remember? So I stayed alive all these years after leaving the gardens. Well, this time it didn't pan out. Look at you now. You think I'm giving up? Oh, la botta di fortuna, su. Allora, in sostanza la situazione è questa. A quanto pare, da quello che si sono detti, il procedimento che porta un essere umano a diventare un cubo sarebbe molto più complesso di quanto non l'avessero raccontato prima, nel senso che la persona viene consumata anima e corpo, e ciò che ne resta è un cubo che si forma da questo procedimento. Per cui effettivamente Foster potrebbe essere lì dentro in una qualche forma. Il problema è adesso capire come ritrasformarlo da cubo a essere umano, che penso sarà la parte un po' più complessa. Comunque, gioco altamente criptico. Per adesso la parte action non si è vista, così come la parte stealth. Siamo un po' bloccati sulla parte narrativa e la parte esplorativa, per cui ragazzi, io direi a questo punto fermiamoci qua per adesso. Fatemi sapere se il gioco vi ha intrigato in qualche modo e se desiderate vedere come procede, quantomeno un altro episodio per rendervi conto di come sono le cose. Per cui sondaggio in alto a destra come sempre, e ovviamente vi lascio il link alla pagina Steam del gioco in descrizione affinché possiate giocarla anche voi qualora lo vogliate. Detto ciò, aspetto di sapere cosa ne pensate. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.